Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Come vedete sono nuovamente con Giusy e nella nostra finalmente location alla Spezia. Ormai anche lei è diventata un influencer, una youtuber, infatti si è dilettata con diverse ricette sia in Sicilia che qui alla Spezia, quindi seguitela anche lei, Giusy for you. Tante ricette invitanti per voi. E io mangio. Allora Giusy, come vedi oggi faremo una magia con un vecchio mazzo di carte che non utilizzo da diverso tempo, ovvero le Avengers Playing Cards. Sono delle carte un po' particolari, anche queste sono cuori quadri e fiori picche, solo che le figure sono per esempio il re di cuori e il nostro Iron Man. Quindi davvero interessante. In realtà nella magia di oggi avrei bisogno di ben 5 spettatori, però dato che ho solamente lei come spettatrice, quindi immaginate di essere in un tavolo con 5 persone. Io per facilitarti nella memoria ti ho scritto 1, 2, 3, 4, 5 come per 5 spettatori. Okay. Però in realtà è anche una magia che si può adattare anche a un singolo spettatore o due spettatori. Quindi secondo me è davvero molto interessante. Okay. Allora, quello che dovrei fare sarà davvero molto semplice. Dovrei prendere il mazzo di carte e dovrei fare 5 mazzetti come se fossero 5 spettatori. Okay. Per esempio prendi una carta, 2, 3, 4, 5. Ok. Quindi per esempio spettatore 1, 2, 3, 4 e 5 e via dicendo, continui. Puoi anche andare in ordine sparso senza alcun problema, ma per non confonderti magari prosegui in questo modo. Magari potresti anche andare a ritroso. 4 e 5. Ok. Perfetto. Bene. Allora, questi mazzetti si potranno mescolare senza alcun problema. Quindi anche allora, singolarmente. Li mescolo. Diciamo. Mescolo anche io qualcosa. Vai. Okay. Facciamo così in maniera molto rapida, in maniera tale da non annoiarvi troppo. Okay. Allora, di ogni mazzetto dovrai memorizzare una carta qualsiasi. Mm-hmm. Okay. Ok, io mi giro perché la memorizzi e la scrivi. Ok, va bene. Per quello. D'accordo. Allora, la faccio anche vedere a loro. Sì. Allora, primo spettatore, lo scrivo. Vado al secondo, questo, e ora lo scrivo, ok, poi questo, e, ok, poi sono al quarto, questo qua. Mazzetti, potresti anche continuare a mescolarli, perché tanto comunque l'abbiamo mescolati prima, senza alcun problema. L'ultimo... questo. Ok. Ora lo copro. Capovolgi tutto, oppure strappi il post-it, lo giri, lo metti sotto. Fatto. Allora, dovrai chiudere i mazzetti, io continuo a stare girato, dovrai chiudere i mazzetti in maniera in ordine sparso, come vuoi tu, insomma per far sì che siano tutti in un'unica pila. Fatto. Ok, mi posso girare. Quindi 5 spettatori, 5 carte, l'abbiamo scritta perché ormai siamo grandi e ci dimentichiamo, quindi meglio scrivere. La vecchiaia. Allora, guarda, voglio fare una cosa, vado a posizionare, oh cavolo, vado a posizionare, si è staccata. Le carte in questo modo. Quelle, queste carte? Sì. Del tema Avengers. Molto belle. Allora, dovrei solo dirmi in quale mazzetto si trova la carta del primo spettatore. Se ti sei dimenticata la carta, certo che mi sono dimenticata. Prendi la vecchiaia, tutta l'attrezzatura e mi dici: primo spettatore, allora, dove si trova la carta? Si trova in questo mazzo. Questo mazzetto? Sì. Allora, secondo me la carta è il due di cuori. Sì. Quindi questa. Secondo mazzetto. Secondo mazzetto si trova sempre in questo. Sempre in questo? Sì. Secondo me la carta del secondo spettatore è il 9 di quadri. Sì. Terzo spettatore. Allora, il terzo si trova... sì, prima lo devo vedere io. Io non voglio vedere dove tu vedi. Ti trovo qua. Coincidenze? Io non credo. Allora, terzo spettatore, 10 di picche. Quarto spettatore,
No, vabbè, sempre qua. L'asso di quadri. Sì. Quinto spettatore. Quinto. Di nuovo qua. E allora a questo punto la carta è il 10 di cuore. Sì. Allora, coincidenze? Io non credo. Potevi mescolarle e rimescolarle, ma in un qualche modo siamo riusciti a riportare tutte le carte dello spettatore. Credibile. Nell'ultimo mazzetto. Carte che potevi scegliere e rimescolare comunque nuovamente. Ma detto questo, passiamo al nostro tutorial. Ringrazio Giusy, seguitela su tutti i suoi social. Vi raccomando, ricordate. Seguiteci ovviamente anche sui nostri singoli canali, anche oltre YouTube. E noi ci vediamo col tutorial poi a un prossimo video. Per questo hanno già utilizzato le Avengers Playing Cards in versione viola. Delle carte davvero pazzesche, dall'ottima qualità. Tutte a tema Marvel, quindi ci sono i nostri eroi appunto al posto delle figure reali, quindi davvero bellissime, e ovviamente la Theory 11 non si smentisce mai, sia per la qualità ma anche per le scatoline, davvero pazzesche. Vi ricordo che potete acquistare sia questa versione ma tantissimi altri colori come verde, rosso, insomma quello che trovate sullo store, in più tutte le altre carte a tema Disney, a tema Marvel e appunto Avengers, quindi davvero bellissime. Codice Alemagix per il 10% di sconto. Quello che dobbiamo fare, essendo una magia matematica, abbiamo bisogno di una piccola preparazione che potete scegliere voi stessi. Io per comodità 2, 4, 6, 8 e 10 di cuori. Queste carte andranno posizionate in cima al mazzo, ovviamente in ordine, quindi 10, 8, 6, 4 e 2. Quello che dovrà fare lo spettatore sarà fare 5 mazzetti, quindi o iniziate voi a mettere le carte a terra, ma la cosa importante è che le prime 5 carte vadano disposte una per ogni mazzetto, quindi o indicate e poi fate continuare al nostro spettatore, per esempio, allora dovrei fare 5 mazzetti in questo modo, dovrei proseguire mettendo delle carte in ordine sparso in queste pile di carte, quindi dovrei fare 5 mazzetti da 5 carte. Andremo a far selezionare una carta al nostro primo spettatore, per esempio il Jack di fiori, che memorizzerà e dovrà inserirla all'interno del mazzetto e potrà continuare nuovamente a mescolarlo. Quello che è successo nella performance è che lo spettatore, in questo caso Giusy, l'abbia messo ogni volta in fondo, quindi abbia selezionato una carta e poi l'ha messa in fondo. Quindi se lo spettatore, in questo caso ne avevo uno, mettesse la carta o in cima o in fondo, saranno tutte nella stessa fila, quindi il risultato è ancora superiore. Io non mi aspettavo un risultato simile, però in realtà adesso vi spiegherò come ritrovare le carte. Seconda carta, asso di quadri. Terzo spettatore, tre di picche. Quarto spettatore, re di cuori. Quinto spettatore, regina di quadri. Ok, quello che dovremmo fare noi sarà far prendere i mazzetti in ordine casuale. A questo punto, prendendo le carte dalla cima, iniziamo a fare così i nostri 5 mazzetti. Allora, in base a dove si trova la nostra prima carta chiave, quindi del nostro primo spettatore, quindi due di cuori in questo caso, in questo mazzetto, diremo allo spettatore di indicarci in quale mazzetto si trova la sua carta. Noi ovviamente non sapremo nulla. Ci indicherà questo mazzo. Quindi, automaticamente, contando 1, 2, 3, 1, 2, 3, Jack di fiori. Quindi, come potete vedere, in base alla posizione della nostra carta chiave, nel mazzetto che ci indicherà lo spettatore, ci sarà la carta sua. Secondo spettatore era l'asso di quadri, quindi 4 di cuori, asso di quadri, prima posizione, prima posizione. Terzo spettatore, quindi noi sappiamo che è il 6 di cuori, andiamo un po' a guardarci in giro, quindi si trova in seconda posizione, lo spettatore indicherà questo mazzetto. 3 di picche, come potete vedere, seconda posizione, come la nostra carta chiave. E insomma, così via. Quarto spettatore, 8 di cuori, quindi ci indicherà questo mazzetto, quindi quarta posizione, e quarta posizione sarà il re di cuori. Quinto spettatore, questo mazzetto, quindi sarà in quinta posizione anche questa carta, quindi la regina di quadri. Secondo me una magia davvero molto interessante. Detto questo, il video purtroppo termina qui. Mi raccomando, partecipate a tutti i vari contest e giveaway presenti sul mio canale, recuperate i vecchi video. Vi ricordo di utilizzare il codice sconto Alemagix sullo stormemagic.it. Ovviamente like e iscrizione, e noi ci vediamo al prossimo video.